Allora, buongiorno. Riprendiamo con l'argomento della prima lezione. Allora, avevamo detto, logica era la scienza che ci serve per stabilire se un'argomentazione è valida o meno. E riprendiamo, riannodiamo un po' i fili. Diciamo, qui faremo poco altro per schematizzare questa cosa e poi andremo dritti a quello che mi interessa di più, cioè le fallacie logiche, cioè quando qualcosa va storto nell'argomentazione. Allora, schema di un'argomentazione è molto semplice. Ci sono le premesse e noi da certe premesse deriviamo una conclusione o più conclusioni. Esempi di argomentazioni: le donne incinte non dovrebbero bere super alcolici poiché ciò potrebbe danneggiare il feto. Qual è la premessa e qual è la conclusione? La premessa è non bere super alcolici, e la conclusione che tutti i contrari, non è che perché una cosa sta scritta prima deve essere per forza una premessa. La premessa è: dal momento che i superalcolici potrebbero danneggiare il feto, allora, quindi allora, quando è allora vuol dire che stai introducendo la conclusione. Qual è la conclusione? Che le donne incinte non dovrebbero bere superalcolici. Ok, prendiamo la seconda. Il fatto che l'Australia e l'Asia non siano state connesse in un passato recente da una striscia di terra è evidenziato dal fatto che le specie animali nelle due aree sono estremamente differenti. I mammiferi marsupiali non trovano riscontro nei mammiferi asiatici. Qual è la premessa e qual è la conclusione? L'Asia e l'Australia. Perché le specie animali sono estremamente diverse, per cui la conclusione è che che non sono state, che non, queste due zone del pianeta non sono state connesse in un passato recente a una striscia di terra, perché se fossero state connesse a una striscia di terra si sarebbero potuti spostare, avremmo trovato lo stesso tipo di animali, almeno animali simili da una parte e dall'altra. Ma i marsupiali australiani non ci stanno in Asia, quindi è sicuro che diciamo, l'Australia è stata separata dall'Asia molti milioni di anni fa. Un accordo è vincolante quando ambo le parti sanno ciò che stanno facendo e sottoscrivono l'accordo volontariamente. Pertanto il venditore non può nascondere al cliente informazioni sul prodotto o sui termini di vendita. Questo per esempio andrebbe bene per tutti quelli che fanno pubblicità per telefono. Comunque, qual è la premessa e qual è la conclusione? La conclusione è più facile da individuare, la conclusione sempre, no? Quindi poi vedete, la conclusione è dato pertanto. È dato pertanto, in questo caso va bene. Pertanto il venditore si conclude, se ne conclude che il venditore non può nascondere a termini di legge, perché qua c'è un'altra piccola fallacia logica, non può indica qualche cosa che magari non deve, perché può essere sanzionato dalla legge, però a volte potere non, magari lo fa lo stesso, non può, non significa impossibile, diciamo impossibile fisicamente. Ok. Allora, caratteristica delle argomentazioni: lo scopo delle premesse è di stabilire le ragioni o di fornire l'evidenza necessaria a supporto della conclusione. Alcune argomentazioni hanno più di una premessa, questo è sempre vero nel caso del sillogismo, che è una premessa maggiore e una premessa minore. Alcune argomentazioni possono avere più di una conclusione. Termini del tipo pertanto, quindi, introducono la conclusione. Termini del tipo perché, per la ragione che, introducono la premessa. Okay. Oh, qua c'è un altro punto abbastanza importante, perché questa è una diciamo parte molto trascurata, però in realtà è anche trascurata nei libri di logica, la logica cosiddetta induttiva. La logica cosiddetta induttiva non è una logica diciamo necessaria, cioè in cui la conclusione segue necessariamente dalla premessa.
Quindi possiamo distinguere le argomentazioni in due gruppi, le argomentazioni deduttive, queste sono costruite in maniera tale che è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione è falsa. Naturalmente questo se l'argomentazione è valida, se l'argomentazione non è valida è possibilissimo, poi vediamo, ci sta lo scherzo. In questo caso se l'argomentazione è valida e le premesse sono vere, la conclusione segue necessariamente dalla premessa. Un'argomentazione induttiva invece è costruita in maniera che è improbabile, anche se l'argomentazione è valida, è soltanto improbabile, può essere molto improbabile, può essere quasi impossibile, ma non è impossibile, però è molto probabile, diciamo, è molto poco probabile che le premesse siano vere e la conclusione sia falsa. Un esempio di affermazione induttiva: quasi tutti i venditori sono persone estroverse, ci sono dei venditori, diciamo, venditori in genere devono saper parlare, devono saper trattare col cliente, devono saperlo, diciamo, rintontonire di chiacchiere e quant'altro. E se Luigi è un venditore, noi pertanto desumiamo che molto probabilmente Luigi è una persona estroversa. Però non lo sappiamo con certezza. Non è una regola fissa. Non è una regola assoluta, ecco, quindi non è una necessità assoluta, è una cosa soltanto probabile. Ok. Un'argomentazione è valida quando le premesse, se le premesse sono vere, allora la conclusione è necessariamente vera. Ecco, questo è importante, poi vediamo pure, ci ho fatto pure uno schemino. Quindi un'argomentazione valida può avere false premesse e false conclusioni. Se l'argomentazione è valida ma le premesse sono false, la conclusione può essere falsa. False premesse e conclusione vera, perché se le premesse sono false la conclusione può essere pure vera, ok? Però può avere solo se le premesse sono vere e l'argomentazione è valida, la conclusione deve essere necessariamente vera. Quindi l'unica combinazione che non si può verificare è vere premesse e falsa conclusione. Questo è tutto quello che ci può dire la logica di un'argomentazione valida. È chiaro? Quindi non mi basta avere un'argomentazione valida, io se voglio vedere se la conclusione è vera devo prima accertarmi che l'argomentazione sia valida e poi verificare che le premesse siano vere, altrimenti posso avere che sia, potrebbe essere la conclusione sia vera che falsa. Se l'argomentazione non è valida, l'unica differenza è che si può verificare anche il caso seguente, cioè vera premessa e falsa conclusione. A quel punto se l'argomentazione non è valida possiamo avere qualunque tipo di combinazione. Ok. Ah, questo è lo schemino, ve lo traduco, l'albero divisionale del deduttivo e induttivo, la logica deduttiva e induttiva. Un'argomentazione deduttiva può essere valida o invalida. Non valida, cioè, diremmo noi. Se è valida può essere sound, cioè sensata, vera sostanzialmente, cioè vuol dire che è un argomento valido, ha premesse valide, vere, e quindi la conclusione è necessariamente vera. In questo caso in inglese si dice che l'argument è sound, quindi sound è più di che valido, è valido, ma abbiamo anche verificato che le premesse siano vere. In tutti gli altri casi è unsound. Unsound, invalid è chiaramente unsound. È più giusto dire sensato, infatti va bene dire sound, in italiano diremmo sensato, perché non significa, in questo caso qui le conclusioni possono ancora essere vere. Perché noi abbiamo che l'argomentazione non è valida, oppure che l'argomentazione è valida ma le premesse sono false. Alcune premesse sono false. Però potrebbe succedere lo stesso che le conclusioni siano vere. Ok? Nel caso induttivo abbiamo una terminologia parzialmente analoga. Invece di valido e invalido, diremmo che è strong, l'argomentazione è strong o weak, cioè forte o debole. Quando è forte? È forte quando la probabilità che le premesse siano vere e la conclusione siano false è molto bassa.
Quindi, che ne so, diciamo la probabilità che un titolare della Juventus oppure un titolare del Barcellona sia un giocatore scarso è, diciamo, molto bassa, no? Quindi prendiamo, se diciamo che un giocatore gioca nel Barcellona, assumiamo che sia un giocatore forte, eh? Quindi questa qua è un'argomentazione forte, sia un giocatore bravo, e questa qua è un'argomentazione forte, perché generalmente non se ne conoscono i giocatori del Barcellona, però può sempre capitare che il Barcellona una volta ogni tanto può prendere come titolare, diciamo, non quella, che ne so, capitano delle condizioni per cui in quel particolare ruolo abbia un giocatore scarso, ok? Invece se è un'argomentazione di tipo debole, è quando, per esempio, se noi diciamo che so io, se voglio dire, vabbè, un diciamo il fatto che in una classe diciamo un tizio, cioè che ne so, un ragazzino sia un tifoso, dico vabbè, allora è sicuramente un tifoso della Juventus, è un'argomentazione debole, per quanto magari siano la maggioranza relativa, però non sono per esempio la maggioranza, già non sono la maggioranza, quindi quella lì è una conclusione, ma chi l'ha detto, ci sono tante altre squadre, ci sta Milan, Inter, Roma, Napoli, eccetera, quindi quella è sicuramente un'argomentazione molto debole. Oh, quindi quando l'argomentazione è forte e le premesse sono vere, si dice che l'argomentazione è cogente, cioè quindi similmente a sensata, quindi questo vuol dire, sì, insomma, effettivamente quel giocatore gioca veramente nel Barcellona, e quindi siccome i giocatori che giocano in Barcellona sono forti, è molto probabile che quel giocatore sia forte. Questa è un'affermazione cogente, un'argomentazione cogente. Diciamo, se invece siamo in un'argomentazione debole oppure qualche premessa non è vera, si dice che non è cogente, perché le conclusioni possono essere tranquillamente false. Okay? Oh, questa slide è molto semplice, però diciamo ha un'importanza più di tutte le altre cose. Il problema delle definizioni. Quando dobbiamo parlare di un qualunque diciamo argomento, quindi argomento come diciamo come materia, dobbiamo innanzitutto andare a definire ciò di cui parliamo, e le definizioni devono essere precise, perché altrimenti non sappiamo di che stiamo parlando, ok? Quasi sempre tutti i problemi, no, tutti no, insomma, questa sarebbe una argomentazione sicuramente non cogente, diciamo molto spesso molti problemi nascono dal fatto che si parla di cose diverse. Io uso un termine con un certo significato, il mio opponente o quello che vuole collaborare con me usa un termine, lo stesso termine, con un altro significato. Quando non andiamo d'accordo, ecco, per esempio, per ricordarvi un aneddoto per ricordarsi questa cosa, ovviamente nella definizione qua, diciamo, io sottolineo l'importanza della definizione, qua la slide parla del fatto che nella definizione ci sta una frase con le parole che definiscono ciò che viene definito e poi il definiendum, cioè quello che viene definito. Però un aneddoto che può aiutarvi a ricordare questa cosa è che molto spesso nei contratti internazionali di una certa importanza, quindi immaginate un contratto per esempio per fare il Nord Stream 2, che sono 10 miliardi di dollari, ci stanno parecchie società interessate e vale un sacco di soldi, oppure un contratto in cui c'è una collaborazione internazionale
che valga un sacco di soldi, quasi sempre si le dice una copia in francese. Perché? Perché diciamo, da un punto di vista legale, si ritiene che il francese abbia meno ambiguità rispetto ad altre lingue, per esempio rispetto all'inglese. Quindi, per evitare problemi dopo, no? Quindi tutte le definizioni. Allora, per capirci, se pensate che questo non sia importante, andate a prendere il vostro, che ne so, quando aggiornate il vostro sistema operativo oppure il contratto del vostro provider telefonico, e allora andate a vedere che c'è una lunga, oppure la vostra assicurazione della macchina, dell'automobile, e andate a vedere che c'è una lunga serie di definizioni. Pagine. Spesso e volentieri parecchie pagine di definizioni. Per esempio nel caso dell'assicurazione sull'automobile, chi è il conducente, chi è il contraente della polizza, chi è il beneficiario, per esempio possono esserci tre soggetti diversi. Adesso per legge non puoi guidare in genere, solo occasionalmente puoi guidare un'auto che non è intestata a te o in ambito strettamente familiare, queste tre figure in genere erano distinte, cioè il proprietario dell'autoveicolo, il guidatore e l'intestatario della polizza. Potevano essere tre persone diverse. Chiaro, io posso, il proprietario dell'autoveicolo può essere mia sorella, l'intestatario della polizza però è mio padre, perché comunque ha voluto intestare la macchina a mia sorella, però lui aveva la polizza da più tempo, quindi per conservare la classe di rischio la polizza è intestata a lui, e magari sto guidando io, quindi quando mi ferma la polizia non sarà contenta del risultato, però probabilmente io non sarò contento del risultato, però diciamo teoricamente possono essere tre persone diverse, e così via. Che cos'è la definizione di rischio, la definizione di che cosa, qual è l'oggetto del contratto molto spesso, e quindi sono tutte cose che sono quelle, tipicamente tutte quelle definizioni che stanno scritte in piccolo, che noi non ci andiamo a leggere, e poi tipicamente magari dopo c'era una clausola scritta molto in piccolo che poi quando si verifica un certo caso che noi pensiamo sia coperto dal contratto, invece andiamo a vedere le definizioni e non ci stava. Quindi le definizioni sono importanti. Questo mi ci fermo ancora una volta, perché per esempio quando i ragazzi arrivano a fare analisi 1 è organizzata in teoremi. I teoremi non sono altro che argomentazioni, si spera, valide, perché ci hanno perso tempo le persone e hanno cercato di strutturarli in maniera tale che fossero valide. Non sono né di più né di meno argomentazioni valide, argomentazioni condizionali, cioè se vale questo, se vale questo, quest'altro. Per esempio, se una funzione è continua su un intervallo chiuso in A ha un valore minore di 0 e in B ha un valore maggiore di 0, da qualche parte deve fare 0. Questo è un esempio di teorema. Però se non sappiamo che cosa vuol dire che una funzione è continua, allora per esempio il ragazzo mi enuncia il teorema, si dimentica di scrivere che la funzione è continua, quindi ha dimenticato una premessa. Allora io gli faccio fare tutta la dimostrazione e poi gli dico dove che gli contesto che il teorema non è valido. Poi andiamo a vedere dove non è valido, dove ha sfruttato un'ipotesi che non ha enunciato, oppure dove non l'ha sfruttato, e quindi magari gli faccio vedere perché la tesi non segue. Però è chiaro che se lui non sa che cosa vuol dire funzione continua, stiamo parlando due linguaggi diversi. È chiaro? Quindi molto probabilmente, se lui non mi scrive che la funzione debba essere continua, la prima cosa che vado a fare è gli vado a chiedere che cos'è una funzione continua. Perché prima di andarci ad entrare sul discorso sulla validità o meno dell'argomentazione, sul fatto che lui abbia sviluppato bene l'argomentazione, abbia verificato, insomma, abbia messo le premesse giuste, eccetera, eccetera, devo andare a vedere se stiamo parlando lo stesso linguaggio. Perché se non stiamo parlando lo stesso linguaggio è inutile. Ci sono altre definizioni che sono
complicate. Per esempio, sempre nell'ambito di analisi 1, la definizione di funzioni integrabili secondo Riemann è più complicata, c'è una mezza paginata di definizione. E la stessa cosa vale in altri ambiti, ci sono definizioni molto semplici e definizioni molto complicate. Però è importante il fatto che dobbiamo dare delle definizioni precise in maniera da essere d'accordo su diciamo, la materia della quale stiamo trattando. Ok, adesso siamo quasi arrivati al dunque. Le slide sono quasi finite, questa è la penultima, l'ultima c'è un video. Però il video sarà molto lungo, sono 8 minuti, ci vorranno 2 ore per parlare del video. Allora, che cosa sono le fallacie? Le fallacie sono qualche cosa che va storto, rappresentano, ovviamente si verificano quando un'argomentazione non è valida. Oh, il problema qual è? Le fallacie formali sono facilmente, diciamo, non facilmente, ci vuole una struttura logica, ci vuole avere strutturato la nostra mente in modo tale da saper riconoscere quali sono le premesse, quali sono le conclusioni, quando il ragionamento è sintatticamente valido, e però una volta che uno ha imparato, no? Chiaramente si possono riconoscere abbastanza facilmente. Le fallacie informali invece costituiscono una categoria più interessante. Una fallacia informale non può essere rilevata se non esaminandone il contenuto. Cioè, questa è la differenza tra fallacia formale e fallacia informale. Allora, se tu hai A implica B, quindi C implica D, chiaramente è un'argomentazione non valida. No, perché se A implica B non è detto che C implichi D. Quindi là non mi interessa chi è A, chi è B, chi è C e chi è D. Sono 4 affermazioni che possono essere, diciamo. Mentre invece nel caso di una fallacia informale, io se la do in pasto a un computer, magari il computer mi risponde che l'argomentazione è valida, se non lo informo del contenuto delle singole frasi. Per esempio, qua c'è un esempio. Ho pescato un rombo. Un rombo è una figura geometrica, quindi ho pescato una figura geometrica. Chiaramente questa è proprio un'argomentazione lineare, non è neanche un sillogismo. Ho pescato un rombo ha questa proprietà, quindi quello che ho pescato ha questa proprietà. In realtà è tutto vero, ma la conclusione è falsa. Le premesse sono vere, la conclusione è falsa. Da dove viene il fatto che la conclusione sia falsa? Viene dal fatto che il termine rombo ha due significati diversi, ha diciamo, come si dice quando una parola ha due significati? Sinonimo. No, sinonimo sono due diverse che hanno lo stesso significato. Quando una parola sono due parole omofone, insomma, qualcosa del genere. C'è un altro termine che indica quando una parola ha due significati. Comunque è ambiguo, in ogni caso. Quindi un rombo può indicare sia un certo tipo di pesce sia una figura geometrica. È chiaro che qua indica il pesce e qua indica la figura geometrica. Quindi non è vero che ho pescato una figura geometrica. Ok. Ora abbiamo un condensato di fallaci. Questo video dura 8 minuti. E nonostante che ci sia un'introduzione di circa un minuto, quindi togliendo il minuto di introduzione sarà 7 minuti, la tizia riesce a dire 31 fallaci una appresa all'altra. 31. E cercate di fare un po' silenzio perché metto il volume qua al massimo. E poi lo fermo ogni tanto. I took an online course recently which among other things covered some common logical fallacies and I really enjoyed. Allora, riparto da capo perché siete stati presi un po' con la sprovvista. Tanto ogni tanto glielo devi. Glielo traduco, sì. I took an online course recently which among other things covered some common logical fallacies. Cadè.
Allora, vediamo chi ci ha capito qualcosa. Io ho capito solo comuni e errori oggi. Allora, ho seguito un corso online recentemente che si occupava delle fallacie logiche, non mi ricordo la frase esatta, common, di quelle più comuni. And I really enjoyed it and I want everyone to share my joy. Vai, facile. Mi è piaciuto tanto e quindi voglio condividere con voi. These are really interesting. We use them all the time without thinking about them. And if you find yourself talking to someone who's strawman so hard that they're going to be picking chaff out of their hair for a week, it would be good to be able to point at what exactly it is that's making meaningful discussion impossible. Okay. Allora. Cadì. È troppo veloce. Ripeto. Va un po' indietro. Also Link to your website which has pages entitled. No. I took an online course recently which, among other things, covered some common logical fallacies. And I really enjoyed it, and I want everyone to share my joy. Fallacies are really interesting. We use them all the time without thinking about them. And if you find yourself talking to someone who's strawman so hard that they're going to be picking chaff out of their hair for a week, it would be good to be able to point at what exactly it is that's making meaningful discussion impossible. Ok. Allora, detto che ha seguito questo corso, che tra le altre cose copriva come argomento alcune fallacie comuni, fallacie logiche, e lei ha trovato le fallacie, questo argomento, molto, vabbè, le è piaciuto, quindi vuole condividerlo con lui, ha trovato particolarmente molto interessante perché sono cose che usiamo in ogni momento senza accorgercene. E se vi capita di discutere con qualcuno che strawman so hard, strawman è una fallacia logica, si chiama uomo di paglia, e poi vedremo che fallacia logica è, qualcuno che usa questa fallacia logica così tanto, ha fatto una specie di gioco, una specie di battuta, che uno che usa questa fallacia logica così tanto da che chaff dovrebbe essere l'olio, diciamo, tipo quando uno deve distinguere separare il grano dal chaff, no? Però in questo caso lei dice qualcuno che lo usa così tanto che si deve tirare fuori il chaff dai suoi capelli, cioè praticamente ogni due cose che dice una è una fallacia logica. Allora diciamo lei dice forse è interessante andare a vedere che cosa è che rende una discussione significativa, cioè quando è una discussione significativa e quando invece no. Ok, sbagliato, non dobbiamo ripartire. I took an online course recently which, among other things, covered some common logical fallacies and I really enjoyed it and I want everyone to share my joy. Fallacies are really interesting. We use them all the time without thinking about them. And if you find yourself talking to someone who's strawman so hard that they're going to be picking chaff out of their hair for a week, it would be good to be able to point at what exactly it is that's making meaningful discussion impossible. I will also put a link to your website which has pages in Vabbè, ci stavo in sito web. Which also has more detailed explanations. Let's go. Fallacy of composition. If it's true of the parts, then it's true of the whole. If there are three great players on my hockey team, then my hockey team must also be great. Ok. No, questa qua è facile, questo è un esempio facile. Questa si chiama fallacia di composizione. Quelle facili non le scrivo. Quelle più significative le scrivo, quelle più difficili da riconoscere. Allora, la fallacia di composizione dice che se una cosa è vera delle parti, deve essere vera anche del tutto. Cioè, lei usa l'esempio, se nella mia squadra ci sono tre giocatori fortissimi, allora la mia squadra deve essere fortissima. Non è vero. Probabilmente qual è uno dei migliori attacchi della Serie A in questo momento? Beh, a Juve, però ce ne sta anche un altro che è forte, un giocatore
Un esempio di un attacco molto forte per me in questo momento sicuramente la Fiorentina. Se ci pensate, c'ha Chiesa, c'ha Muriel e tengono Simeone per riserva. Perché diciamo è ancora giovane, deve fare esperienza, eccetera. Però teoricamente c'è stato un altro di attaccante buono. Comunque, di sempre la Fiorentina. Però nonostante abbia un attacco magari molto forte, la squadra non è fortissima. Ok? Cioè non sta nelle prime quattro, per esempio. Sicuramente ha un attacco superiore a molte della squadra che la precede. Però non è vero. Ok? Quindi questa è la fallacia di composizione. Una ancora più sottile, la fallacia di composizione, se io ho il giocatore migliore per ogni ruolo, allora la mia squadra necessariamente vincerà il campionato. No, anche se tu c'hai il giocatore più forte per ogni ruolo, anche se hai l'allenatore più forte, gli allenatori che ci stanno, li vai a mettere insieme, quella combinazione non funziona. Non ci manca la coesione. Non lo so, è più complicato di così, no? Quindi bisogna considerare anche i rapporti, cioè ci sono giocatori fortissimi che per esempio non possono coesistere. Ci sono molti esempi di alcune squadre top team a livello mondiale, per esempio, che hanno dovuto vendere uno dei due giocatori fortissimi che c'erano in attacco perché non voleva coesistere con l'altro e l'altro era più importante. Già adesso, per esempio, la Juve ha comprato Ronaldo che è 34 anni, già si parla che doveva vendere Dybala perché magari non riesce a trovare sfogo nel modulo della Juve, per esempio. Right? And the opposite fallacy of division. If it's true of the whole, then it must be true of the parts. If my flat is about half the size of your flat, then it follows logically that my doors must be half the size of your doors. The gambler's fallacy. Ok. Ovviamente anche ragionare a contratto, però quella, diciamo, la fallacia della di composizione noi la usiamo spesso. Tutte le estati, i tifosi si illudono perché che il loro acquisto sia il migliore e che la loro squadra l'anno prossimo vincerà il campionato perché ci stanno un certo numero di bravi giocatori. Quantomeno ce ne sarà più di uno che ci penserà. Vabbè, lasciamo stare il fatto che mo in Italia sono 7 anni che vince sempre la stessa squadra, quindi non si illude più nessuno, ma questo è un altro discorso. Comunque, la fallacia opposta è quella della divisione. Cioè, se una cosa è vera del tutto, deve essere vera anche delle sue parti. Come abbiamo detto, la Juventus può essere la squadra più forte d'Italia in questa annata, però non è detto che ruolo per ruolo i suoi giocatori siano i migliori. Ci sarà un ruolo, magari, nel quale, che ne so, terzino destro, terzino sinistro, oppure un ruolo a centrocampo dove stanno messi peggio di altre squadre. Poi lei la usava in un modo anche più sottile, perché diceva: se il mio appartamento è la metà del tuo, ne segue logicamente che le mie porte devono essere la metà delle tue. No, né come non è vero, anche se non intendiamo alla lettera che le porte siano alte la metà o divise a metà, anche come numero. Perché l'appartamento può essere più piccolo, però le stanze sono più piccole e le porte sono sempre quelle, oppure una in meno, due in meno, ci sta una stanza in meno, ci sta una porta in meno. Ma, diciamo, un appartamento grande può avere 7 porte, un appartamento piccolo ne può avere 5, anche la metà, non viene che ce ne deve 3 e mezzo. Chiaro? Ok. Is the idea that streaks of good luck or bad luck exist and are not just random noise. It's been red 6 times in a row, it's on a streak, too quickly. Ok, allora la fallacia del giocatore, questa è un po' particolare perché si può anche avere in tutte e due le versioni, cioè la fallacia del giocatore è l'idea che uno, che ci sia una serie vincente, quindi che se uno ha vinto 5 volte consecutive alla roulette puntando sul rosso, vuol dire che in quel momento è baciata la fortuna, quindi se punta ancora sul rosso ci sia più probabilità che esca il rosso del nero.
Invece sappiamo che la probabilità che esca rosso o nero è uguale sostanzialmente, o dipende da fattori che non ci azzeccano con la fortuna. Ok? In realtà io in Italia vedo più la serie opposta, forse perché siamo un popolo più pessimista, però vedo più il fatto che se uno ha giocato 5 volte sul rosso e ha vinto, magari quell'altro gli dice no, stavolta è uscire per forza il nero perché sai la legge dei grandi numeri. No, ogni volta se è uscito 5 volte il rosso, la probabilità che esca rosso o nero diciamo, sono uguali. Non sono il 50% perché c'è lo zero che vede, ma comunque tra di loro sono uguali, perché ci sono 18 numeri rossi e 18 numeri neri. Ovviamente, a meno di problemi di meccanica della roulette, ma insomma, più o meno sono uguali. Chiaro? Quindi, diciamo, tendere ad attribuire a una striscia fortunata, insomma, a una serie fortunata, qualche cosa che dipende appunto dal caso, è pericoloso. Pericoloso. Ci si sveglia con brutti, si incontrano brutti risvegli. Or for you to talk, if your sister who does no exercise says you should do 150 minutes of moderate or 75 minutes of vigorous exercise a week to be healthy, it is the tu quoque fallacy to say I'll do it when you do. Who are you to lecture me about what exercise I should be doing? Her not doing exercise says nothing about whether or not you should do it. Ok, allora tu quoque qua, allora la, diciamo che molte fallaci hanno un titolo latino, il che significa che sono state riconosciute da un po', da parecchio tempo, e tu quoque sarebbe pure tu, modo ci metti pure tu, diciamo in italiano, perché l'elo c'è una sfumatura di interpretazione leggermente diversa, però secondo me quella tradotta letteralmente in italiano è più aderente alla. Però diciamo come la interpreta lei è sicuramente più precisa come è stata codificata la fallacia, cioè siccome tu non sei diciamo nessuno per dirmi questo, io lo farò quando lo fai, cioè in realtà si rovescia l'argomento, uno ti dice di fare qualcosa, dici vabbè lo faccio quando lo fai, ok? Allora per esempio se uno dice tu dovresti fare, che ne so, se ricordo bene, erano 2 ore e mezza di esercizio moderato oppure 1 ora e un quarto di esercizio vigoroso alla settimana per, diciamo, stare in buona salute, per, diciamo, raggiungere un livello sufficiente di attività fisica, allora quello dice, sì, vabbè, chi sei tu per dirmi questo? Quando lo fai tu, allora lo faccio io. Ok? Però questa cosa qui guardate che potente, cioè io mi ricordo quando ero ragazzo, cioè avevo 15 anni, facevamo marcia, dai 15 ai 18 anni ho fatto marcia, cioè avevo 2 compagni di allenamento, eravamo in 3 nella nostra squadra, era una squadra una polisportiva di Gaeta, e gli altri 2 erano più forti, però insomma, gli altri 2 erano molto forti, e l'allenatore era uno, era il genitore di uno degli altri 2, e ovviamente ci dava tutte le indicazioni giuste, però teneva una panza, certamente non è che potevamo dire chi sei tu per parlare, a parte il fatto che molto spesso, per esempio prendete i ciclisti, molto spesso quando poi passa l'età perdono la forma fisica che quindi che è legata al momento, alla condizione eccetera, però certamente se cominciavamo a dire no ma tu chi sei per parlare, cioè pensa prima, cioè, se, a metterti in forma tu, non funzionava, però ricordo che da ragazzo ero comunque impressionato da questo fatto che questa persona comunque che non aveva una forma fisica invidiabile e comunque ci dovesse guidare, ci guidava bene, non è, era un bravo allenatore, però diciamo comunque la fallacia nel fondo della mia testa c'è. Straw man willfully misrepresenting an argument often in a massively hyperbolic fashion. We should cut down on our use of fossil fuels. Oh, so you want to ban all cars and make 80-year-olds with suitcases run around on bicycles, do you? No.
Allora, Stroman, uomo di paglia, uomo di paglia o spaventa passeri. Che significa? Allora, uno dice dovremmo ridurre le emissioni di CO2 e l'altro risponde: ah, quindi tu sei un nemico del progresso e ci vuoi far andare a tutti a piedi o in bici. Ok? Allora, che cosa ha fatto? Questo è il tipico argomento, si chiama non... Allora, siccome ridurre le emissioni di CO2 non implica necessariamente che dobbiamo andare per forza tutti a piedi, ok? Si possono trovare degli altri modi. Per esempio, l'Italia ha ridotto abbastanza le emissioni di CO2. Giusto, se vogliamo andare a fare un confronto, le emissioni di CO2 italiane, diciamo dell'italiano medio, sono minori delle emissioni di CO2 del cinese medio. Cioè un cinese c'ha più, comporta, diciamo, nel diciamo, se dividiamo tutte le emissioni di CO2 della Cina per il numero degli abitanti della Cina, questo diciamo dà un risultato superiore al risultato che otteniamo dividendo tutte le emissioni di CO2 dell'Italia per il numero degli abitanti che stanno in Italia. Ok? Perché? Perché, per esempio, non perché il livello medio di vita dei cinesi sia superiore al nostro. La Cina è una grandissima potenza, però, diciamo, comunque il livello medio di vita è inferiore a quello italiano. Però l'Italia ha tuttora una maggiore percentuale di energia che viene dalle fonti rinnovabili. Qual è la fonte rinnovabile che produce di più in Italia? L'eolico. No. Geotermico. No. Idroelettrico. Idroelettrico. Idroelettrico è storico, solo perché è storico non significa che non produca di più. L'idroelettrico vale più del fotovoltaico e dell'eolico messi insieme. Produce dai 40 ai 50 terawattora annui di energia elettrica. E poi ha magari può avere che ne so, impianti di produzione più efficienti che quindi consumano meno, meno energia. Questo tra l'altro per un buon motivo, perché da noi l'energia costa cara. Quindi siccome l'energia costa cara, sicuramente sia le aziende sia i privati non la sprecano. Quindi certamente ridurre il CO2, un modo per ridurre il CO2 potrebbe essere quello di usare di meno le auto e usare di più i mezzi pubblici, ma è solo un modo, ce ne sono altri. Quindi chiaramente se uno dice dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 e l'altro risponde ah, quindi ci vuoi far andare tutti a piedi, è diciamo un'esagerazione, un'iperbole, cioè porta agli estremi. Allora che cosa fai? Stai prendendo una certa argomentazione e la stai riducendo a un caso molto particolare che non può essere rappresentativo dell'argomentazione nel suo complesso. Già, per esempio, neanche Trump fa questo tipo di argomentazione, fa un'argomentazione più solida, perché lui dice qual è il senso di ridurre la CO2 negli Stati Uniti se la Cina non lo fa. Cioè se la riduco io e quell'altro l'aumenta, attenzione, diciamo, questo perché? Perché nel protocollo di Kyoto, il protocollo di Kyoto è volontario, l'hanno firmato in molti, però non l'hanno fatto né gli Stati Uniti né la Cina. Ok? Per cui, o comunque alla Cina sono concesse determinate esenzioni, non mi ricordo se hanno firmato qualcosa, però loro come paese ancora in parte in via di sviluppo hanno determinate esenzioni. Per esempio possono usare molto carbone, perché loro carbone c'hanno. Allora, però se usi il carbone, da una parte c'è un vantaggio economico molto forte e dall'altra parte, per esempio, l'uso del carbone rispetto al gas dà
una certa quota di CO2 in più, a parità di energia, 30% in più. Comunque, Stroman non è riferito a questa particolare argomentazione, è riferito quando io prendo l'argomentazione del mio avversario e la riduco a un caso molto estremo, la estremizzo. Quindi mi fabbrico uno spaventapasseri, dopodiché è facile buttare giù lo spaventapasseri. Non è, non sto combattendo con la vera argomentazione. Questo, questa è una cosa che i politici fanno sempre. Cosa fanno? Prendono, se un avversario propone una certa legge, vanno a identificare solo un caso di quella legge che dà qualche conseguenza sicuramente che può dar fastidio al pubblico in generale, e combattono solo quel caso là, no? E quindi questa è una delle fallacie più diffuse. Quindi uno cosa può rispondere in questo caso? Uno può rispondere che, diciamo, io non intendevo innanzitutto, non necessariamente per ridurre la CO2 si dobbiamo andare tutti a piedi. Ci sono altri modi più, diciamo, da un punto di vista tecnologico più avanzati e più sofisticati, e comunque, diciamo, il fatto che, diciamo, esaminare determinate, estremizzare determinate conseguenze non significa che noi non la dobbiamo ridurre. Cioè, il discorso se la dobbiamo ridurre o no è la premessa, è se questo è significativo o meno al fine del, diciamo, di governare il cambiamento del clima. Chiaramente, se un domani fosse dimostrato che, per esempio, ci sono alcuni che ritengono che aumentare la CO2 faccia bene al pianeta, questo è un altro, completamente un altro tipo di argomento. Perché? Perché dicono se la CO2 è un po' più alta, le piante producono di più. Questo è vero. Addirittura nelle serre, in alcune serre, quando anche per facilitare la produzione si immette la CO2 gassosa, perché per loro come noi respiriamo ossigeno, loro respirano CO2 per la fotosintesi. Quindi effettivamente se c'è più CO2 le piante producono di più. Quindi alcuni sostengono. Poi qua non stiamo, se diciamo entriamo in questo come argomento, come contenuto, vedremo che là di logica deduttiva c'è ben poco. Io non sono uno degli ardenti sostenitori delle tesi sul cambiamento climatico, sono un po' uno di quelli che si chiamano scettici, però questo non significa che sia un negazionista. Cioè, il cambiamento climatico c'è sicuramente, l'apporto antropico c'è, però questo non vuol dire che noi dobbiamo argomentare in maniera logicamente errata. Prima di tutto, qua di logica deduttiva non c'è nulla, perché siamo soltanto tutto a livello di probabilità, quindi stiamo parlando in ogni caso di logica induttiva, no? Bisogna capire quanto è probabile, per esempio, secondo, diciamo, quelli che sostengono la riduzione della, diciamo, la necessità della riduzione della CO2, sostengono che è assolutamente essenziale per mantenere l'aumento di temperatura del pianeta entro un grado e mezzo, o tra un grado e mezzo e due gradi. Quindi dice, se non facciamo questo tipo di azione, la temperatura globalmente aumenterà di più di 2 gradi sul pianeta, e questo porterà a una serie di catastrofi. Però questo è un altro tipo di ragionamento. Quindi Stroman è quando si prende l'argomentazione dell'avversario e la si riduce a un fattoccio, quindi che poi ho facilmente il gioco a buttare giù. Allora, facciamo una pausa 5 minuti, probabilmente